La portualità ha, diciamo, una storia in questa regione e quindi noi possiamo fare qualcosa per il paese ed è quello a cui ci candidiamo anche oggi in questa giornata di riflessione sui temi della portualità. Abbiamo dato un'assoluta disponibilità al cambiamento, quindi ci va bene anche una logica che riguardi distretti per essere più competitivi e più forti nel contesto italiano, europeo e anche internazionale, però naturalmente quello che chiediamo è che venga preservata un po' di autonomia locale, perché questo è importante per le comunità. Ma in realtà la cosa più significativa che noi vogliamo chiedere al ministro è che dia veramente la spinta vitale sul tema dell'autonomia finanziaria, perché se i porti di La Spezia, Genova e Savona avessero davvero la possibilità di puntare sulla loro autonomia, potrebbero creare con le risorse che sono in grado di incamerare tantissime infrastrutture e essere da una parte utilissimi al paese e dall'altra più competitivi nello scenario generale. Anche sul tema dei porti, c'è una richiesta del governo sul fatto che si deve fare chiarezza sui progetti, quelli che sono finanziabili, quelli che possono partire subito per poter intervenire su quelli. Anche su questo, avete le idee chiare su quali scegliere tra i vari progetti che sono in campo? Abbiamo assolutamente le idee chiare e col ministro siamo rimasti d'accordo che immediatamente dopo le elezioni andremo al ministero a concordare una lista molto selezionata di opere principali. Alcune le ho detto prima: Ponte Molese, Raddoppio del Ponente, Terzo Valico e ovviamente per quanto riguarda la realtà di Genova anche la Gronda, perché credo che se in assenza di quell'infrastruttura non si potrà sviluppare il porto come noi vogliamo invece che vada nei prossimi anni.